Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di HomePage dedicato alle aziende del settore termotecnica. Io sono Ilaria Caroli, Inbound Marketing Manager di HomePage, l'innovativo gestionale di informazioni di prodotto che unisce online e offline in un circolo virtuoso ed è pensato proprio per gli uffici marketing, commerciali e tecnici di aziende B2B e B2C. Il webinar avrà una durata di circa 45 minuti, all'interno del quale si alternerà il team di HomePage, che adesso vado a presentarvi, e alla fine di questo webinar potrete fare tutte le domande che volete, quindi togliervi ogni dubbio. Inoltre vi invieremo la registrazione e potrete anche prenotare un appuntamento diretto con i nostri specialisti. Il team di HomePage è composto da Albino Rui, che è il nostro presidente, da Achille Marta, che è il nostro direttore commerciale, Lorenzo Gabatel, che è il nostro project manager, Pierluigi Bazzo, che è il nostro R&D manager, e Dorimbo Beca, che è il nostro project manager digital. Passo ora la parola ad Albino Rui, che è il nostro presidente. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la partecipazione perché conosco perfettamente il valore del vostro tempo, quindi conto che questa giornata sia per voi un momento di riflessione e un contributo positivo per il vostro business. Apro il tema sul rappresentare un po' il nuovo contesto e per quale motivo oggi un contributo come il nostro può aver particolarmente valore. Il nuovo contesto è un po' questo, cioè noi ci troviamo dopo il lockdown ad avere modificato pesantemente il modo di vendere il prodotto e di comunicarlo al mercato. E quindi si è accelerato in maniera importante quello che è il tema della digitalizzazione. È chiaro che questo passaggio è un passaggio che porta con sé veramente molte opportunità, ma dipende dal fatto se siamo pronti ad accoglierle. E noi vogliamo proprio affrontare questo tema, capire se le aziende sono pronte a passare dalla comunicazione tradizionale alla comunicazione analogica in maniera efficace. E parleremo proprio di come comunicare il prodotto, di come si è efficaci nella comunicazione di prodotto organizzando le informazioni di prodotto. Passo la parola al mio collega Achille. Sì. Buongiorno, eccoci qua. Io sono Achille Marta, mi occupo di direzione commerciale per HomePage e mi sono occupato di direzione commerciale in aziende di prodotto negli ultimi 20 anni. Devo dire che io forse, come molti di voi, ho vissuto forse il momento del cambiamento nella comunicazione di prodotto, perché io quando sono arrivato nella prima azienda nella quale ho lavorato, il modo in cui si comunicava il prodotto era la carta. Si utilizzavano dei cataloghi, delle schede tecniche, delle brochure, dei leaflet, ma tutto girava intorno a quello. Internet era ancora agli albori e l'utilizzo delle informazioni di prodotto era veramente quasi esclusivamente relegato al produrre documenti cartacei. Vediamo un pochino come sono cambiate le cose negli anni. Certo, ve lo posso dire per esperienza personale, che la comunicazione di prodotto si è complicata. Si è complicata perché abbiamo oggi diversi canali di comunicazione, la carta tradizionale, il web, ok, da circa 20 anni a questa parte, le app più recenti, l'e-commerce, il marketplace, ancora più recenti, e tutto questo si è moltiplicato per diversi canali di distribuzione. Abbiamo diversi strumenti di comunicazione e innumerevoli mercati linguistici. Proprio su quest'ultima voce vorrei farvi alcune considerazioni rispetto a quella che è stata la mia esperienza del passato e quello che sto vedendo oggi nelle aziende che ci contattano per capire come utilizzare un PIM, ve l'ho detto, intanto il termine, per cercare di essere più efficaci nel comunicare il loro prodotto. Fino a qualche anno fa, pur io affrontando magari 50-60 paesi nel mondo con i miei prodotti, i miei cataloghi erano tradotti in inglese, francese, tedesco, spagnolo. Queste 4 lingue coprivano praticamente tutte le necessità di una qualsiasi azienda nella comunicazione di prodotto. Oggi è completamente diverso questo. Oggi, se io voglio affrontare il mercato belga, se utilizzo e-commerce, marketplace, app o il web, sono costretto ad utilizzare sia il francese che il fiammingo. Perché? Perché
l'utilizzo della lingua madre del mio potenziale cliente, del cliente al quale mi rivolgo, è fondamentale perché lui comprenda quello che gli sto raccontando sui benefici, sulla bontà e sulle caratteristiche dei prodotti che gli sto presentando. Ora capite che se cominciamo a ragionare in termini di moltiplicare per 10 o per 20 le traduzioni dei nostri testi, questa diventa una cosa davvero complessa da gestire in modo tradizionale. Abbiamo poi anche altri aspetti che ci complicano la vita nel caso della comunicazione del prodotto. Scusatemi, siamo andati un po' troppo veloci con le slide. Eccoci qua. Abbiamo, oltre ai mercati linguistici, abbiamo anche necessità di aggiornare molto di frequente le informazioni dei nostri prodotti perché cambiano alcune caratteristiche, vogliamo fare qualcosa di nuovo, perché riuscire a mettere in pista un prodotto oggi è forse più facile di qualche anno fa, per cui la frequenza del cambiamento degli strumenti, perché ho inserito nuovi contenuti, nuove linee, nuovi articoli, nuovi modelli, certamente è più veloce rispetto al passato. E poi abbiamo tutta una serie di vincoli normativi che coinvolgono la maggior parte dei prodotti che andiamo a commercializzare. Basti pensare banalmente solo per l'Unione Europea, se non c'è la marcatura CE, quindi tutta la documentazione, tutti i concetti e i contenuti che ci vanno dietro, come posso fare a presentarmi in un mercato che mi blocca altrimenti al di fuori delle proprie barriere. Oggi come si fa? Oggi le informazioni di prodotto all'interno di un'azienda spesso sono disponibili. Sì, abbiamo alcune cose che sono magari strutturate perché l'ufficio tecnico ha i suoi file Excel, l'ufficio marketing ha qualche file di Word con all'interno descrizione di prodotto, alcune informazioni, soprattutto dal punto di vista e dal lato più comunicativo. Abbiamo qualche mail che passa da un ufficio all'altro per aggiornare magari i prezzi o magari dato ultimo perché abbiamo inserito una nuova versione di qualcosa, come dicevamo prima, oppure abbiamo i classici post-it appiccicati al computer del nostro responsabile di marketing. Certo, non c'è nulla, pur magari nella strutturazione di qualche azienda che è riuscita nel tempo a crearsi dei piccoli database per la gestione dei prezzi, il file Excel per la gestione delle informazioni di prodotto relative magari alle dimensioni, alle caratteristiche, però non c'è nulla di integrato, nulla che possa davvero servire a fare quell'attività di organizzazione e correlazione che è fondamentale oggi per riuscire ad essere veloci nel comunicare le novità, ma anche le cose, diciamo già, come dire, storiche e stabilite all'interno del nostro catalogo ai nostri consumatori. Spesso poi le informazioni all'interno delle aziende sono scritte a mano. Sono scritte a mano e replicate nei vari cataloghi, negli listini, nel web, nelle app e avanti così. È certo che nella vostra esperienza c'è, perché nella mia c'è, il fatto che una volta, o fino a qualche anno fa, si partiva dal catalogo. Una volta fatto il catalogo, che già era un'attività complessa, un cantiere lungo, magari alcuni mesi, si passava poi, finito il catalogo, a prendersi cura del web, e da lì ripartiva la necessità di taglia, copia, incolla, invia, manda gli aggiornamenti al web manager, fai sì che le informazioni vengano aggiornate. Stessa cosa succedeva per i listini e per le app. Sì, però non c'era mai un momento in cui tutto fosse davvero allineato e aggiornato nel modo corretto. Tutto è sempre, ed è ancora oggi così, chiamiamolo così, abbiamo aggiornato uno strumento, ma uno, non tutti insieme. Gli effetti di questa gestione quali sono? Che io per riuscire a pubblicare qualcosa ci metto sempre molto tempo. Troppo rispetto a quello che sono i tempi richiesti oggi dal mercato. Il mio time to market è diventato probabilmente molto più lungo mediamente rispetto al passato, proprio perché, come vedevamo prima, i canali nei quali io vado a presentare il mio prodotto si sono moltiplicati e prima di riuscire ad aggiornarli, a raggiungerli tutti, veramente diventa un impiego di tempo estremamente lungo. Questo di conseguenza mi genera dei costi che sono totalmente fuori controllo. Io non so mai, se non alla fine, quanto davvero mi è costato introdurre una nuova linea di prodotto all'interno dei miei strumenti di comunicazione.
Naturalmente, come dicevamo prima, il tempo per raggiungere il mercato in termini di presentazione del prodotto, quindi attraverso gli strumenti, è assolutamente lungo e ingiustificato. E quello che accade nella maggior parte dei casi è che le informazioni all'interno dei miei strumenti spesso non sono aggiornate, ma molto spesso contengono anche degli errori che andrò a riscontrare magari solo nel momento in cui il mio cliente mi farà un ordine. La manutenzione, così come è strutturata oggi, è fatta assolutamente in maniera tradizionale e quindi manuale, e riuscire a portare gli aggiornamenti in tutte le varie destinazioni nelle quali le informazioni sono dislocate diventa un'attività quasi a tempo pieno per una persona che si occupa di marketing. E quindi noi abbiamo continuamente, ad ogni edizione, lo stesso sforzo impegnato per fare cose che magari abbiamo già fatto anche in passato, perché sì, posso recuperare una parte del mio catalogo InDesign, posso cercare di riprendermi una parte delle informazioni e dei testi che ho scritto in ottica SEO nel sito e riutilizzarli, ma non è mai qualcosa di organizzato e strutturato, spesso è sempre lasciato alla libera interpretazione e iniziativa di chi si occupa della singola attività o del singolo strumento. Questo poi ci pone nella difficoltà di non riuscire ad utilizzare come strumenti di vendita quello che il digital ci mette a disposizione. Lo vedremo poi più avanti con una parte delle nostre attività di dimostrazione riguardante questo webinar, che cosa vuol dire riuscire ad allineare, a collegare un'app ad un PIM e far sì che questa si aggiorni ogni qualvolta che all'interno del PIM, o per meglio dire all'interno dell'azienda, un'informazione viene aggiornata. Questo cosa significa in soldoni? Che chi si occupa di marketing e di realizzazione di strumenti non è mai allineato ed è sempre in affanno e deve dedicare il proprio tempo per la maggior parte non alle attività ad alto valore aggiunto, ma alle attività di manutenzione degli strumenti. Secondo solo che vediamo se va avanti questa mia slide. Io sono bloccato, ve lo dico. Mi sentite? Eccoci qua. Ora passiamo invece alla parola di nuovo ad Albino, che ci racconterà quali sono i 7 fattori importanti che, un pochino riassunti, hanno limitato il progresso nella comunicazione di prodotto. Bene, sì, grazie Achille. Allora, il quadro che ci ha rappresentato Achille è veramente incredibile. Se ci pensiamo, è anacronistico pensare che oggi per comunicare dobbiamo lavorare in questo modo e scrivere l'informazione su un pezzo di carta, avere tutto disallineato, quando effettivamente oggi il mercato ci chiede di essere assolutamente in linea, cioè dobbiamo, l'informazione che nasce in questo momento dovrebbe essere automaticamente distribuita. Ma per capire come risolvere questo problema dobbiamo chiaramente partire dallo stato di fatto, che io ho riassunto in questi 7 punti. Allora, uno dei problemi tipici è che il dato di prodotto spesso è eterogeneo, cioè per tipo dato. Cosa voglio dire? Che per descrivere un prodotto io ho bisogno di testi in lingua, di dati, di immagini, di disegni, di pittogrammi, e inoltre anche l'architettura del dato è dedicata alla vendita, quindi non per forza un'organizzazione strutturata come magari troviamo tipicamente in un gestionale è funzionale a comunicare il prodotto al mercato, sia perché mancano le informazioni, ma soprattutto per il tipo di architettura, perché potrei interpretare un'informazione ad hoc per il mercato per agevolare i processi di vendita, e quindi non magari quell'informazione, diciamo così, atomica, definita, che trovo all'interno del gestionale, non è detto che sia funzionale a questo processo. Altro aspetto, se molto è stato fatto sul fronte gestionale produttivo, non altrettanto è stato fatto nell'organizzazione dell'informazione di prodotto. E qui, paradossalmente, abbiamo gestionali, ok, che abbiamo in qualche modo metabolizzato già 50 anni fa, e quindi sono strumenti per noi d'uso quotidiano. Nel mondo della comunicazione è stato fatto praticamente niente. In questo contesto qual è la difficoltà? Che faccio fatica a intercettare le informazioni, perché effettivamente gli autori delle informazioni sono in tanti, perché un autore potrebbe essere l'ufficio tecnico, un altro il commerciale, un altro l'IT, un altro il marketing, e quindi un altro tema importante è quello di poter avere uno strumento che
permetta di condividere le informazioni, perché ricordo ancora una volta, come diceva appunto Achille, che basi dati singole, ok, non sono un'informazione utile e quindi non ha nessun significato. Sì, ha significato per quella porzioncina dell'azienda, ma non ha un significato aggregato per il mercato. Cioè, sapere che la potenza di un prodotto può avere di una caldaia, di un condizionatore, può avere un valore, ma a me per vendere un condizionatore, per vendere una caldaia, io ho bisogno di un aggregato di informazioni ben più spinto. Okay. E questo fra l'altro sta diventando un vincolo sempre più importante per il digital. Se io vado su Google Shopping, se io vado su Amazon, è obbligatorio avere una scheda di prodotto molto strutturata, ma banalmente perché per scegliere un prodotto io devo essere, avere un'informazione esauriente, altrimenti vengo emarginato dal mercato. Un altro peccato originale che le aziende fanno è quello di scrivere le informazioni per la prima volta su un pezzo di carta. Su un pezzo di carta intendo dire banalmente l'impaginato del catalogo. Per quale motivo lo fanno? Perché è la prima occasione per poter vedere aggregate le informazioni. E quindi faccio questo errore madornale di scrivere sulla sabbia le mie informazioni. Perché scrivere un contenuto all'interno di un impaginatore, come tipicamente troviamo, non so, un InDesign che è funzionale al listino, al catalogo, alla scheda tecnica, quel che vogliamo, sappiate che vuol dire disperdere quell'informazione e soprattutto è scollegata da qualsiasi tipo di sorgente. Non c'è controllo nell'organizzazione e nella distribuzione delle informazioni. Non mi è mai chiaro se ho tutte le informazioni corrette. Se quell'ultima correzione che mi ha portato l'ufficio tecnico o la ricerca e sviluppo su quel prodotto è distribuita dappertutto, perché quell'informazione, guarda caso, la trovo sul catalogo, la trovo sul listino, la trovo sul sito, la trovo nel manuale, la trovo nella scheda tecnica. Quindi diventa veramente una gestione che porta con sé una dose di angoscia e di rischio altissima, perché è difficilissimo avere sicurezza che tutto sia minato. Cioè, se non abbiamo uno strumento di controllo è praticamente impossibile. Altro aspetto, e questo ci mettiamo in gioco anche noi su questo ruolo e su questa responsabilità, che molto spesso chi ha dato, chi ha fornito servizi di grafica hanno avuto, da un lato magari è mancata la competenza sul mondo della gestione delle informazioni del dato, dall'altra secondo noi c'è stata anche una sorta di paura di perdere potere agli occhi del cliente e quindi nel momento in cui do autonomia al mio cliente rischio di perdere il mio ruolo di grafico, di impaginatore o di web designer o chi che sia. In realtà non è così, perché il dominio del dato è un tema squisitamente aziendale. Il tema poi della pubblicazione potrebbe essere interno, ma potrebbe essere tranquillamente esterno, come siete abituati magari a lavorare in maniera tradizionale. Allora, il focus quindi di questo webinar è proprio il PIM. Il PIM è un software, è un Product Information Manager, quindi è un sistema che permette di aggregare tutte le informazioni di prodotto. Chiaramente questa condizione permette di rivoluzionare il modo di comunicare il prodotto, perché sfruttando le vostre informazioni di prodotto possiamo sincronizzare, quindi possiamo pubblicare automaticamente e sincronizzare l'informazione su tutti i vostri canali in tempo reale. Quindi non devo più preoccuparmi di rincorrere l'aggiornamento, perché in realtà sarà figlio della stessa azione che ho fatto alla sorgente. Qual è la novità importante che ha portato OnPage? OnPage si è posta proprio in questo contesto e quindi il ragionamento che è stato fatto è: ma in che modo è che possiamo portare valore? Allora, e la risposta è stata questa: noi possiamo portare valore nel momento in cui riusciamo ad usare gli interlocutori che oggi hanno un ruolo fondamentale nella scrittura delle informazioni di prodotto e quindi che sono tipicamente l'ufficio tecnico, il marketing, le comunicazioni, il commerciale, a scrivere le informazioni. Ecco, se noi riusciamo a dare uno strumento comodo a questo tipo di utenti, noi abbiamo portato una rivoluzione in azienda. Adesso vorrei fare un po' un riepilogo di quali sono gli ambiti in cui un'organizzazione del dato di prodotto porta valore. Allora, andiamo a vedere internamente all'azienda. Quali sono gli effetti principali che porta? Beh, innanzitutto il coordinamento fra i reparti marketing, commerciale e ufficio tecnico. Qui
tipicamente c'è sempre una diatriba accesa perché è colpa del marketing, è colpa del commerciale, eccetera. In realtà è colpa di un sistema. Se l'ufficio tecnico si è dimenticato di aggiornare il marketing, può succedere. Cioè è assolutamente normale, perché lui comunque il suo ambiente ce l'ha a posto. La difficoltà è comunicarlo chiaramente agli altri reparti, e questo è un aspetto assolutamente strategico. Avere una sorgente unica in cui scrivere le informazioni, quindi basta scrivere le informazioni in 10 depositi distinti, che mi porteranno poi con sé la conseguenza di doverli anche aggiornare. E altro effetto importante, smarcare tutto il tema della pubblicazione su carta, cioè l'impaginazione su cataloghi, listini, schede tecniche, eccetera, di solito impegna l'azienda in maniera esasperata. E quindi quando dobbiamo fare il catalogo, blocchiamo tutti, fermo l'ufficio tecnico, fermo il marketing, fermo la comunicazione, perché dobbiamo chiudere quel documento. No, questo deve essere figlio di un processo automatico che nasce dal dato che l'azienda ha strutturato, che ha già organizzato e che appartiene al suo modus operandi naturale. Altro tema importante, riuscire chiaramente a pubblicare le stesse informazioni sul mondo digital e quindi sul mondo dei siti, dell'e-commerce, delle app, dei marketplace e quant'altro. Noi in questo periodo abbiamo veramente una quantità di richieste importante, perché tutte le aziende si sono accorte che obiettivamente possiamo vendere a distanza. Quindi al di là che uno sia orientato a fare un e-commerce, quindi a vendere direttamente il suo prodotto sul mercato, al consumatore piuttosto che a un B2B, ma in realtà si è reso conto che anche una parte del processo commerciale può essere gestito in sede, senza dover per forza trasformare i nostri agenti in tassisti che portano documenti a destra manca. Altro tema che ritengo molto importante è la gestione assistita automatica delle traduzioni. Vedrete poi in seguito che il sistema permette veramente di agevolare pesantemente la gestione delle traduzioni, che è un altro tema importante, perché chiaramente nel momento in cui io faccio un documento e lo devo declinare in N lingue, sto semplicemente duplicando la quantità di lavoro per tenere allineate le informazioni. Dal punto di vista dell'impatto esterno, che cos'è che succede? Beh, che da un'unica sorgente riesco a alimentare il mio sito internet, che riesco a alimentare il mio e-commerce, che riesco a pubblicare automaticamente e sincronizzare i miei cataloghi, i miei listini, le mie schede tecniche, ok? Che riesco ad alimentare un B2B o un B2C, che riesco ad alimentare il mondo della termotecnica a uno standard che è Angaisa. Bene, riesco a trasferire il tracciato Angaisa ai miei distributori in modo tale che in tempo reale siano allineati con i miei prezzi, con le mie caratteristiche di prodotto. Posso far uso di un'app, che è un'app mobile. Stranamente nel B2B l'app sembra un tabù. Perché? Perché non è un problema, l'app è disponibile, sono tecnologie che sono assolutamente mature, ma quello che manca è l'informazione di prodotto. Ma non solo manca l'informazione di prodotto, manca un modo per gestirle e tenerle allineate. Altro tema importante è tutto il tema del social, che è strategico nel momento in cui trasferisco il mio modo di comunicare da fisico a digitale. Bene, gli effetti positivi diretti, quindi un aspetto importante, e questo vale molto anche sia dal punto di vista strategico che dal punto di vista dell'impatto economico di un intervento di questo tipo. Beh, abbatto i tempi e i costi. Noi abbiamo dei casi che non possiamo citare per riservatezza, che ci hanno chiamato dicendo: ma guarda che noi nel vostro settore, per alimentare catalogo, listino, sito, sistemi informativi, ci mettiamo un anno. Quindi significa banalmente che abbiamo i magazzini pieni di prodotto, non riusciamo a metterli nel mercato perché non siamo pronti con gli strumenti. Bene, con questo tipo di impianti noi siamo arrivati oggi, che magari è già la seconda, terza edizione di pubblicazione, che nel giro di 3-5 giorni abbiamo allineato gli strumenti. Si abbattono e si eliminano completamente gli errori. Perché? Perché la fonte è unica, non posso sbagliare. Non c'è un processo di copia e incolla, non c'è un'interpretazione del grafico che si è inventato un dato tecnico perché non aveva documenti, non aveva materiale per poter scrivere un'informazione e doveva chiudere il suo documento. Altro tema importante è che questo tipo di gestione permette di rendere sostenibile chiaramente la produzione di strumenti di comunicazione anche per mercati dedicati. Diceva poc'anzi Achille,
ma in Belgio io voglio comunicare con la propria lingua, ma questo è naturale, sarà sempre così, ma non solo con la propria lingua, molto spesso un mercato si attende che io comunichi i prodotti che sono per quel mercato, non tutti i prodotti. Io vado in America con i prodotti certificati UL, quindi questo è un tema importante che se viene organizzato la conseguenza è assolutamente naturale di poter produrre in tempo reale un documento dedicato a quel mercato e soprattutto corretto. Sfruttamento di tutti i canali digital. Noi non sappiamo che cosa arriverà, ok? Ma sicuramente arriveranno opportunità del mondo digital. Quindi, se domani esce un B2B dedicato alla termotecnica, io devo essere pronto a poter pubblicare il mio prodotto su quel marketplace. Altro aspetto molto importante, tenere chiaramente allineata tutta la rete distributiva con informazioni in tempo reale. Non è possibile che il mio agente stia vendendo un prodotto su un catalogo del quale sa già che all'interno ci sono 50 errori e che se si farà un ordine su quel prodotto si alimenterà tensione col proprio cliente. Questo non è più accettabile. Che cosa fa un page? Beh, un page è uno strumento che vedrete molto ergonomico, quindi molto, molto semplice, che permette di fare cose elementari, ok, ma in maniera molto efficace. Raccoglie tutte le informazioni di prodotto, le organizza e le pubblica automaticamente su tutti i canali di comunicazione, tipicamente i cartacei piuttosto che i digitali. Oltretutto permette di sincronizzare le informazioni su tutti i canali, quindi poi vedrete, avremo una dimostrazione dedicata appunto a questo tema. Inoltre gestisce tutte le traduzioni e vedremo in che modo, permettendo peraltro non solo un comodo governo delle informazioni, ma permette di capitalizzare quel patrimonio di traduzioni che per l'azienda è fondamentale per poter comunicare al mercato, che non è più, come posso dire, limitato dal punto di vista geografico. Se siete d'accordo, io vorrei condividere un breve video in cui i nostri clienti in qualche modo raccontano gli effetti dell'intervento di Homepage. La cosa interessante di questo video è che è la voce dei nostri clienti, quindi non è una cosa vestita da noi. Un attimo e faccio partire subito questo video. Quello che è stato fatto fin dall'inizio è stato recuperare tutto il materiale tecnico, organizzarlo in maniera semplice, efficace e usufruibile all'interno di un page. Mettere insieme questi dati è stata la sfida che abbiamo vinto attraverso un page. Ci troviamo nella condizione di, in tempi rapidi, poter, con pochi semplici passaggi, riuscire a disporre della documentazione necessaria per rispondere concretamente, in maniera efficace e rapida all'esigenza del cliente. Se prima, quindi, per fare un offerta per 5 articoli ci mettevamo 20 minuti, adesso 2 minuti passano di avanzo. Con Page abbiamo trovato questo tipo di sistema, abbiamo cercato quello che vogliamo da sempre, che ci permettesse appunto di avere questa elasticità ed essere pronto sempre a un miglioramento e a un rinnovamento nel caso che sia bisogno. Sicuramente oggi la tecnologia ci aiuta e un Page sicuramente è un sistema ottimale per avere l'azienda in ordine. E la comunione di queste due entità deve farsi solo di creare qualcosa di valido e di migliorare sempre con l'evoluzione appunto del mercato in futuro. E questo mi dà modo di presentarmi al mio cliente in maniera efficace, propositiva, rapida. Grazie al fatto che a fronte della non faccio più errore. General Fittings risparmia notevolmente tempo nella elaborazione del catalogo e delle schede tecniche. Stiamo parlando di un risparmio indicativo di circa il 90-95% di tempo che noi possiamo dedicare ad altre attività. Questo permette di risparmiare, nel nostro caso, una persona. E nel momento in cui vengono rielaborati da un page, in tempo quasi reale non siamo pronti per la stampa. Si riducono di molto le componenti di rischio e soprattutto ci fa sentire più sereni. Questo problema, grazie a voi, lo è risolto e adesso vi voglio realizzare. Bene.
Giusto per dare un po' una fotografia di come è distribuito home page, queste sono alcune aziende che usano home page in maniera importante e rappresentano molto, sono anche del vostro settore, ma effettivamente la nostra esperienza è anche abbastanza allargata in settori diversi, generalmente di natura tecnica, perché il problema del settore termotecnico è che è un prodotto tecnico e che ha il corredo di informazioni veramente molto 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 spinto. In che modo home page porta valore? Semplicemente trasformando il vostro dato di prodotto in un patrimonio utile per comunicare il prodotto al mercato. E con questa breve infografica dovrebbe comprendere il concetto che abbiamo espresso fin qui. Ciao! Questo è Home Page, l'innovativo software che ti permette di raccogliere, organizzare e pubblicare le informazioni dei tuoi prodotti automaticamente su carta, web e app. In Home Page inserisci tutte le informazioni non strutturate sparse in azienda. Documenti, fogli Excel, Word, Post-it, immagini, video, disegni. Collega le informazioni strutturate già disponibili in azienda e pubblica automaticamente il tuo dato esportandolo nei principali formati di pubblicazione online e offline. Home Page raccoglie e riordina le informazioni in comode schede prodotto, così pubblicare su carta, siti web e app sarà veloce come non lo è mai stato. Bene. Grazie Albino per questi video veramente interessanti. Grazie. Passiamo adesso la parola a Lorenzo Gabatel, che è il nostro project manager, che ci farà toccare con mano e quindi scoprire dal vivo come funziona un page. A te Lorenzo. Grazie. Scopriamo assieme ora com'è possibile quindi affacciarsi al mondo rivoluzionario di home page e andare a ottimizzare e gestire in modo facile i nostri dati di prodotto in un unico ambiente in cloud. Innanzitutto quello che possiamo vedere ora è la pagina iniziale del software, dove alla sinistra vediamo i nostri collaboratori e nella parte centrale vediamo i nostri progetti. I progetti sono tutti i modelli logici che sono stati predisposti per il nostro ambiente. In questo caso abbiamo un esempio dimostrativo nel mondo dei climatizzatori e la prima cosa che possiamo vedere una volta fatto l'accesso è che accediamo alla sezione del Data Manager, ovvero dove possiamo andare a gestire tutti i dati di prodotto, che siano immagini, informazioni tecniche o descrizioni. Oltre a questo, tutte le informazioni sono organizzate in modo logico. Come possiamo vedere, infatti, da sinistra verso destra accediamo piano piano al nostro prodotto, spostandoci in questo caso dalle linee alle classi del prodotto. Questa classe di prodotto ha al suo interno tre famiglie. Questa famiglia ha degli articoli che sono i prodotti che i nostri clienti andranno ad acquistare. I nostri articoli chiaramente avranno delle informazioni e in senso verticale possiamo andare a gestirle e modificarle. Abbiamo la possibilità quindi di vedere le informazioni dei nostri prodotti come il codice, le descrizioni, i prezzi o le immagini direttamente da qui. E un page può essere adattato e personalizzato in base ai prodotti che dobbiamo gestire. Oltre a questo, ogni articolo può essere composto, ad esempio, dalle condizioni di funzionamento, dove in questo caso possiamo vedere anche un'altra visualizzazione, ad esempio quella tabellare, simile ad Excel, facile per il confronto dei dati, soprattutto quando abbiamo informazioni tabellari, come nel caso della termotecnica, dove è spesso la base. Oltre a questo, uno dei vantaggi che un page ci porta è proprio quello che accennavano anche i colleghi precedentemente, il fatto di poter avere un unico ambiente dove anche gestire e chi dovrà andare a fare la manutenzione del dato. Infatti, direttamente da qui possiamo aprire delle segnalazioni o dei compiti verso i nostri colleghi. Ad esempio in questo campo prezzo possiamo aggiungere un tag, quindi una segnalazione, a un nostro collega e chiedergli di fare una verifica del prezzo. A questo punto scelgo a chi inviare la notifica. Una volta scelto il collega, a questo punto arriverà una mail di notifica dove gli verrà descritto il fatto che gli è stato assegnato questo compito.
potrà cliccare direttamente nella mail, oppure qui in alto a destra nella sezione di home page dove abbiamo le nostre notifiche, possiamo aprire direttamente il nostro tag e avere una chat direttamente da qui, cui poterci confrontare direttamente, senza passare per altri strumenti, come ad esempio le mail o gli esempi portati prima, anche i post-it, informazioni dette a voce, che ovviamente aumentano il rischio di fare errori. Direttamente da qui, inoltre, possiamo andare a cliccare nel prodotto evidenziato, un page in automatico mi aprirà il mio prodotto e mi porterà direttamente nel campo evidenziato. Posso fare la modifica del prezzo, aggiungiamo 50 centesimi, salviamo, e a questo punto possiamo andare ad assegnare questo tag come risolto. Questo ci permette di avere uno storico di tutte le cose che abbiamo ancora da fare e di tutte le cose che sono invece già state fatte. Direttamente da qui, quello che possiamo fare inoltre è andare a gestire anche le nostre informazioni in lingua. Quello che abbiamo visto ora, le informazioni che abbiamo stato al momento, sono solo in italiano. Chiaramente diventa fondamentale poter gestire le traduzioni. Potremmo farlo direttamente dal Data Manager, cambiando lingua che troviamo nel menu qui in alto sotto alle nostre card. Possiamo andare a cambiare lingua e, come possiamo vedere puntualmente, possiamo andare a gestire la traduzione di questo articolo. La cosa però che ci aiuta ad ottimizzare e ridurre ancora di più la gestione delle traduzioni la ritroviamo nel frasario. Quando passiamo nella sezione del frasario possiamo vedere le nostre traduzioni, come in questo caso. Un page ce le ripropone in modo intelligente tutte le frasi che dobbiamo tradurre. Possiamo tradurle e gestire quindi sia la traduzione direttamente dall'interfaccia grafica tramite questa funzione di modifica. Possiamo andare a modificare la nostra traduzione. Possiamo fare un'esportazione Excel per modificarla in locale o per inviarla ai nostri traduttori e rimportarla massivamente. E oltre a questo, direttamente da qui possiamo anche verificare dove è stata utilizzata questa traduzione. Questo chiaramente ci aiuta tantissimo a capire in quale contesto stiamo parlando e per andare a fare una traduzione corretta. E oltre a questo ci permette di ottimizzare ancora di più, come detto, la gestione delle traduzioni, perché, come possiamo vedere, questa frase è stata utilizzata in 25 posizioni. A noi basterà molto molto semplicemente andare a inserire questa traduzione una sola volta e home page si occuperà in automatico di riportarla in tutte le altre 25 posizioni. Direttamente da qui, inoltre, possiamo andare ad aggiungere altre traduzioni, ad esempio in questo caso abbiamo gestito anche lo spagnolo, il francese e il tedesco, possiamo attivarle e verificare la traduzione anche nelle altre lingue, oppure direttamente da interfaccia grafica, anche in questo caso molto facilmente, senza nemmeno passare per uno sviluppatore che debba adattarci il sistema, possiamo andare ad aggiungere qualsiasi altra nuova lingua che home page predispone. Una volta quindi che siamo riusciti a gestire in modo così facile tutti i nostri dati, le nostre traduzioni e le nostre immagini, come visto precedentemente, quello che possiamo fare è andare proprio a generare dei documenti e utilizzare il nostro dato. Un primo utilizzo ce l'abbiamo direttamente nella sezione del publishing. Direttamente da qui possiamo andare a generare dei documenti, come ad esempio delle schede tecniche, e tutto questo potrà essere gestito in modo molto facile tramite un builder grafico, quindi uno strumento che ci permette direttamente da web di modificare il nostro documento che possiamo andare noi a scegliere cosa mostrare e come personalizzarlo. Mostro velocemente questo esempio di una scheda tecnica che abbiamo creato e vi mostro ora com'è facile cambiare ad esempio un dato se non vogliamo più mostrare il titolo nelle nostre schede da oggi, ma vogliamo mostrare ad esempio il codice. Potrò farlo molto semplicemente così, quindi cliccando sopra il nostro campo evidenziato, andare a selezionare il campo e l'informazione che vogliamo mostrare, e a questo punto possiamo vedere anche velocemente il risultato in altri prodotti che abbiamo all'interno del database.
Ora qui ho aperto un altro prodotto, come possiamo vedere il risultato anche in questo caso è variato per questo prodotto. Oltre a questo possiamo anche prendere i nostri documenti e andare direttamente da qui a vedere il risultato nelle altre lingue. Facciamo un esempio, abbiamo tradotto lo spagnolo e potremo velocemente da qui vedere proprio il nostro risultato della nostra scheda tecnica in spagnolo. Come vedete, home page si è occupato in automatico di andare a modificare tutti i nostri testi in italiano e sostituirli con lo spagnolo. Così per tutte le altre lingue che abbiamo all'interno del sistema, come il tedesco. Direttamente da qui, inoltre, possiamo andare a generare i nostri documenti in due modalità. La prima è una modalità, diciamo, manuale, ovvero direttamente dal data manager possiamo andare a spostarci direttamente nei nostri prodotti che vogliamo generare un documento, e qui in alto troviamo la stampante. A questo punto possiamo scegliere in quale lingua generare il documento, scegliamo l'italiano e scegliamo di generare il documento. A questo punto un page sta creando un documento in real time con le nostre informazioni. Appena terminata la generazione possiamo scaricarlo. A questo punto apriamo il documento per i nostri prodotti ed ecco qui il risultato finito per i prodotti che abbiamo evidenziato in questo caso, che abbiamo scelto di stampare. Come detto, i nostri documenti possiamo generarli anche in lingua, quindi nella sezione del fraseo abbiamo visto che possiamo gestire le traduzioni in modo facile. Ci permette quindi di gestirle e inserire anche le traduzioni, ad esempio, mancanti. Home page, ad esempio, predispone all'interno del sistema la possibilità di andare a creare delle traduzioni automatiche tramite un sistema di intelligenza artificiale. Io potrei, ad esempio, cercare una frase che voglio tradurre, ad esempio in questo caso la traduzione è segnalata in arancione perché è stata fatta una modifica. Io potrei tradurre in automatico questa frase direttamente dal sistema che home page predispone, e a questo punto abbiamo la nostra nuova frase, le nostre nuove traduzioni inserite, e a questo punto posso salvarlo. Questo è stato fatto direttamente in automatico da interfaccia grafica, come abbiamo potuto vedere. Una volta quindi che abbiamo gestito tutte le nostre informazioni e abbiamo potuto generare i nostri documenti nella sezione Publishing, nella sezione dei collegamenti possiamo andare a collegare in modo facile i nostri, collegare home page con i nostri strumenti di comunicazione. Un esempio è proprio quello dei PDF e creare un automatismo PDF per produrre in automatico i nostri documenti direttamente da home page, quindi generare in automatico e si occuperà home page di inviarli anche ai nostri strumenti di comunicazione. Oltre a questo, collegarci a software di terze parti, come nel caso di InDesign o ad esempio al mondo del web. La mia presentazione sono riuscito a mostrare tutto e Ilaria, se ci sono qualche domanda da parte del pubblico. Certo Lorenzo, abbiamo un paio di domande. Allora, la prima che ci chiedono è possibile fare un'esportazione Angaiza? Sì, certo, come possiamo vedere direttamente proprio dalla sezione di collegamenti abbiamo proprio un'esportazione per lo standard Angaiza e un page già predisposto per creare questo documento con lo standard che viene fornito proprio da Angaiza. Perfetto, l'altra domanda che ci fanno è: quanto tempo è necessario per la formazione di home page? Questa è una domanda molto interessante. La formazione di home page, in base ai feedback che siamo riusciti a raccogliere da tutti i nostri clienti, ci permette di riuscire ad avere una formazione completa del sistema in 4-5 ore. Quindi direi in tempi veramente ridottissimi.
ti chiediamo questo, ti hanno chiesto questo, perché in realtà noi sappiamo che ogni volta che si parla di trasformazione digitale, di utilizzare nuovi strumenti, eccetera, chiaramente all'interno di un'azienda ci sono vari uffici, varie persone, vari ruoli, e quindi il fatto di portare qualcosa di nuovo deve essere, diciamo, a impatto zero e soprattutto deve portare beneficio a tutti. Quindi è fondamentale il fatto di sapere che in poche ore riusciamo già ad essere autonomi con un page. Lorenzo, io ti ringrazio. Adesso passiamo la parola invece a Pierluigi Bazzo, che è il nostro R&D manager, in modo tale che possa anche qui farci toccare con mano le caratteristiche di Homepage. A te, Pierluigi. Grazie mille, Ilaria. Buongiorno a tutti. Io sono Pierluigi, mi occupo della parte di publishing, quindi vi farò vedere come dal dato in Homepage arriviamo al cartaceo in maniera facile, veloce e, per rilacciarmi all'ultimo discorso che abbiamo affrontato, a impatto zero. Infatti vi mostrerò come da questo progetto di Homepage siamo arrivati a un impaginato in Adobe InDesign completamente collegato con il dato che abbiamo in Homepage. Perché questa scelta di utilizzare Adobe InDesign tramite un plugin di collegamento? Proprio tra le ragioni c'è proprio questa, quindi quello di impattare il meno possibile sugli uffici in termini di formazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che un grafico che già è abituato a utilizzare Adobe InDesign per la produzione del proprio catalogo può continuare a lavorare come ha sempre fatto. Gli viene tolto semplicemente l'onere di dover prendersi, per così dire, la responsabilità del dato, della correttezza del dato, che ora è completamente automatica, e viene lasciato quindi al grafico quello che deve fare, quindi la parte creativa e la parte di disposizione di questi dati sulla pagina cartacea. Andiamo a vedere in cosa consiste questo collegamento. Il dato che ora qui vedete in home page, strutturato insieme di linee, classi, famiglie, articoli di prodotto, e a sua volta poi questi articoli hanno diversi tipi di dato al loro interno, è stato portato all'interno di un impaginato InDesign tramite questo plugin di cui noi siamo distributori esclusivi con l'Italia. E all'interno di questo pannello di controllo, diciamo, vedete che abbiamo ricreato esattamente la struttura dati. Il collegamento tra i dati contenuti in un page, questo plugin è automatico, è gestito da noi, e ricrea esattamente la struttura dati che c'è in home page. Quindi il mio grafico ha la visione completa di quello che sta succedendo all'interno del database. Vi faccio anche vedere, andiamo un attimino nel dettaglio, che in questo impaginato potete vedere, diciamo andando un po' dietro le quinte, che quasi tutti i dati che sono stati inseriti in questa pagina sono evidenziati con delle parentesi colorate. Queste mi fanno capire cosa sta succedendo nella mia base dati, e il fatto che questi siano verdi mi fa capire che tutti i miei dati sono aggiornati. Quindi il mio catalogo in questo momento è perfettamente sincronizzato con quella che è la mia base dati online. Vediamo cosa succede se all'interno della mia base dati di Homepage viene modificato qualcosa. Facciamo un esempio, proviamo a modificare questo sottotitolo, aggiungiamo un testo di prova. Facciamo pure il testo. Salviamo, quindi il mio addetto alla gestione dei dati, che possa essere l'ufficio commerciale o l'ufficio tecnico, immaginiamo di aver modificato un tipo di dato qualsiasi, adesso per comodità ho modificato un sottotitolo, ma potrei aver aggiornato un prezzo, potrei aver aggiornato un dato tecnico, l'importante è che io abbia fatto una modifica. Okay? A questo punto, io che sono il grafico, posso sincronizzare dal mio pannello di controllo la mia base dati. Il collegamento non è immediato, nel senso che non è in tempo reale semplicemente per un fatto di prestazioni e anche per lasciare un attimo il controllo al grafico di capire quello che sta succedendo. E vediamo subito che ci sono degli aggiornamenti. E infatti, se noi vediamo anche all'interno del mio impaginato, ho subito un feedback visivo di quello che sta succedendo. Infatti il mio sottotitolo non è più aggiornato. A questo punto io posso sincronizzare il mio prodotto sulla pagina
quindi posso selezionare il dato che è stato aggiornato e aggiornarlo nel documento. A questo punto, senza bisogno di nessun tipo di intervento manuale all'interno del testo, ho il mio sottotitolo aggiornato. In questo momento ho fatto una modifica puntuale per farvi vedere nel dettaglio questo tipo di dato aggiornato, ma posso anche fare un aggiornamento massivo, quindi nel caso avessi molti dati, pensiamo a un'intera gamma di prodotti che vengono aggiornati oppure una maggiorazione dei prezzi massiva, posso fare un aggiornamento massivo. Ma come sono arrivato, diciamo, a questo risultato? Quello che avete visto è frutto semplicemente della combinazione di elementi già esistenti in InDesign, quindi non sono obbligato a utilizzare dei template, non esistono dei template precostituiti. Io creo il mio template visivo in Adobe InDesign utilizzando strumenti semplicissimi come frame di immagine, come caselle di testo o tabelle, seguendo quella che è, sono liberissimo di seguire quella che è la mia brand identity del mio catalogo. Vi faccio vedere un esempio di un template in questo momento vuoto, cioè che è pronto ad accettare dei dati e quindi posso crearlo. Vedete, questi sono dei segni a posto che corrispondono alle varie colonne del mio pannello, quindi i vari campi che in home page io ho già compilato, e a questo punto ho diversi tipi di impaginazione, diverse modalità di portare il dato sulla pagina. C'è questa che è molto immediata, che è con un semplice drag and drop, quindi io prendo un prodotto dal mio pannello di controllo, lo trascino all'interno della mia pagina e viene paginato automaticamente. Quindi abbiamo tutti i miei dati tecnici compilati, le mie immagini compilate con un semplice drag and drop. Se io volessi automatizzare ulteriormente il mio processo, lo posso fare. Vi faccio vedere un altro esempio in cui semplicemente per una questione di rapidità e leggerezza ho preso una piccola sezione di un catalogo, quindi posso selezionare la mia intera sezione di catalogo e posso lanciare un'impaginazione automatica. Quindi ci sono tutta una serie di impostazioni, lancio la mia impaginazione e quei template che avete visto nel caso precedente vengono posizionati automaticamente sulla pagina ed ecco che ottengo un impaginato completo, quindi completo di tabelle, di immagini, con sezioni che si ripetono, che si intervallano con altri tipi di template in maniera completamente automatica. Questo tipo di plugin mi permette anche di automatizzare oggetti come per esempio gli indici, quindi posso inserire un indice e popolarlo automaticamente. Ok, in questo caso lo vedrete, vedete che è un indice non troppo corposo perché ho utilizzato solo una piccola sezione di questo catalogo, ma vedete che anche dati come numeri di pagina e intestazioni di capitolo vengono pubblicati automaticamente. Giusto per farvi vedere alcuni tipi di catalogo che sono fatti con questo sistema, vedete che c'è molta, molta, molta libertà nel tipo di impaginazione, nel layout delle pagine e nelle quantità e nel tipo dei dati. Questi sono anche, vedete, non solo a livello tecnico, ma anche a livello un po' descrittivo, quindi possono essere dei cataloghi fotografici che qualsiasi tipo di dato comunque che può essere fatto in InDesign può essere automatizzato tramite il nostro plugin. Se ci sono delle domande, io sono a vostra disposizione. Allora, Pierluigi, sì, abbiamo anche per te un paio di domande. Allora, la prima cosa è importante, perché parliamo di un settore come quello della termotecnica, dove ci sono veramente centinaia, migliaia di prodotti, di variabili, di caratteristiche, ci chiedono se ci sono limiti alla quantità dei prodotti gestiti o delle caratteristiche gestite. Allora, non ci sono limiti alla quantità dei prodotti. Nel senso che noi abbiamo anche clienti che arrivano ad avere cose come circa 300.000 codici. Laddove ci può essere un rallentamento prestazionale dato, non dal, diciamo, da limiti di home page o del nostro plugin, ma semplicemente limiti di dimensioni di file, per cui InDesign comincia a non lavorare più facilmente a causa della dimensione del file, risolviamo il problema tramite la funzionalità libero che permette di utilizzare
più file, più di dimensioni più leggere. Perfetto. E più facili da manipolare. E ti chiedo poi, allora ci scrivono, gli automatismi del plugin irrigidiscono in qualche modo l'aspetto grafico del mio catalogo o posso utilizzare diversi layout e personalizzarli? Allora, come vi mostravo prima, ci sono diversi modi di fare la mia impaginazione, quindi posso automatizzarla completamente laddove ho un catalogo in cui i diversi layout grafici sono abbastanza simili fra loro, oppure andare a personalizzare alcune sezioni tramite una pubblicazione semiautomatica. In ogni caso è completamente programmabile il processo di automatizzazione, per cui anche personalizzazioni grafiche molto molto importanti possono essere automatizzate tramite diciamo un'opportuna programmazione. Fa parte della formazione che noi diamo su questo plugin anche diciamo la capacità di personalizzare e automatizzare i diversi layout. Perfetto, quindi alla fine resta sempre tutto molto semplificato per appunto riuscire a fare questa trasformazione digitale in modo ottimale. Grazie mille Pierluigi. Passiamo adesso la parola a Dorin Bobeika, che è il nostro project manager digital, e ci mostrerà invece le potenzialità dell'app di Homepage. A te Dorin. Buongiorno a tutti, io mi occupo dell'utilizzo e dell'esportazione dei dati provenienti da Homepage, quindi nelle varie piattaforme digitali presenti oggigiorno, quindi parliamo di siti web, e-commerce e applicazioni. Homepage offre la possibilità di creare diversi tipi di collegamenti con varie piattaforme, quindi parliamo del classico sito magari e-commerce, oppure di offrire ad esempio tramite Token API una porta di accesso ai nostri dati. Abbiamo visto come nel Data Manager i dati si presentano e vengono organizzati, allo stesso modo i dati nel momento in cui si va a creare un collegamento si ritrovano sempre organizzati, quindi ci togliamo tutte quelle spese di riorganizzazione, ad esempio per gestire l'applicazione, di passaggio dei dati all'azienda informatica che se ne occupa e via dicendo. Prendo ad esempio lo stesso esempio del collega, quindi parliamo di climatizzatori, vi faccio vedere un collegamento con un'app di demo che è stata creata. In particolare vi voglio far vedere l'aggiornamento dei dati, come la sincronizzazione sia automatica anche all'interno della nostra applicazione. Uno dei grandi problemi nel mondo delle app è che ogni qualvolta che c'è da fare una modifica, l'app deve essere ripubblicata all'interno dello store. La pubblicazione, Google e anche Apple si prendono ad esempio delle giornate, quindi saranno necessari, generalmente è necessario aspettare dei tempi tecnici. Nel nostro caso invece non è così. Vi faccio vedere ad esempio, io ho creato un collegamento con l'app mobile, qui vi faccio vedere un attimo l'applicazione per farvi capire un attimo di cosa parliamo. Quindi abbiamo la possibilità di consultare i nostri prodotti, di offrire praticamente le funzionalità di sfoglio molto più semplificato rispetto a un catalogo cartaceo. Vado a modificare, ad esempio, prendo il primo prodotto, questa categoria di prodotti, e voglio magari modificare il titolo di questa linea. Apro all'interno di un page il nome, che è quello che ho stampato, e metto anche qui un testo di prova. Salvo. A questo punto il sistema prevede che nel nostro collegamento praticamente ci sia la convalida da parte nostra della modifica, di conseguenza questo ci dà la possibilità di modificare i dati fino a quando siamo sicuri che i dati sono a posto e a quel punto di generare una nuova versione del database. In automatico la nostra applicazione si accorgerà che i dati sono modificati, quindi basterà semplicemente navigare all'interno della nostra app. Io non ho toccato nulla, non ho ripubblicato e come vedete è comparso qui il test di prova. Questa feature adesso l'abbiamo vista su contenuti testuali, però è disponibile ad esempio cambiando le immagini o aggiungendo nuovi prodotti, è tutto automatico, quindi se vado ad aggiungere una nuova linea, qui comparirà successivamente la nuova linea con i vari dati relativi. Vi faccio vedere di come abbiamo la gestione capillare del nostro dato nel momento in cui decidiamo di esportarlo. Quindi per ogni modulo che noi andiamo a creare abbiamo la possibilità di scegliere le lingue in cui esportare il tutto. Successivamente possiamo scegliere i dati, quindi ad esempio mettiamo caso che
per motivi tecnici o per motivi magari di sviluppo, un prodotto non è ancora pronto per la pubblicazione, io ho la possibilità di andare a toglierlo e questo prodotto praticamente non verrà reso disponibile. Successivamente alla selezione dei prodotti e delle risorse andrò a scegliere i campi, quindi ad esempio posso eliminare le descrizioni, posso eliminare dei prezzi, qualora io decida di fare ad esempio un'applicazione soltanto a scopo visivo, quindi non commerciale, posso rimuovere i prezzi ed essere sicuro che il dato sia protetto, quindi anche garantito un certo livello di sicurezza. Vi faccio vedere adesso alcuni casi, adesso abbiamo visto l'app, però abbiamo chiaramente dei casi in cui abbiamo i siti, in cui possiamo stampare direttamente i nostri dati tecnici all'interno del sito, anche in questo caso saranno sincronizzati in maniera automatica con home page, quindi abbiamo varie possibilità e vi faccio vedere come le schede tecniche generate all'interno di home page possono essere collegate ad esempio in uno spazio FTP del nostro sito per fare in modo che nel momento in cui la scheda tecnica viene generata venga resa disponibile anche all'interno del nostro sito e pronta per essere consultata, quindi anche scaricata. Detto questo, abbiamo chiaramente integrazioni di diversa natura, abbiamo un collegamento anche con WooCommerce e i principali sistemi di e-commerce presenti oggigiorno, quindi parliamo di Amazon e via dicendo, e questo è più o meno il giro, quindi avete visto come veramente in pochissimo tempo, in 5 minuti ho la possibilità di aggiornare i dati e di impostare l'applicazione al passo della modifica praticamente. Se ci sono domande dal pubblico. Sì, Dorin, allora abbiamo una domanda che è: per quali piattaforme è possibile pubblicare un'app? Allora, l'applicazione adesso vi ho fatto vedere Android, però ho anche un esempio con un'altra app che è su iOS. Abbiamo la possibilità di rilasciare la nostra applicazione per Android e iOS, ma anche per tutti gli altri sistemi operativi anche usciti recentemente, quindi sto parlando anche del nuovo sistema operativo di Amazon, come anche chiaramente abbiamo la compatibilità con quelli più vecchi. Oltre a questo c'è la possibilità di esportare anche l'applicazione in formato desktop, quindi in iOS, in Linux, Windows e Mac. Perfetto. Ti faccio poi un'altra domanda. Ci sono limiti per il numero o il tipo, soprattutto, di prodotti gestiti? No, limiti non ci sono. Vi faccio vedere qui, appunto, sempre nel caso di iOS, questo è un altro cliente, qui stiamo parlando di 15.000 prodotti divisi in 6 lingue. Quindi, e l'aggiornamento, l'istantaneità di aggiornamento che avete visto prima nell'altra app, ce l'abbiamo anche qui, quindi non ci sono problemi di questo tipo. Nello specifico, poi, appunto, che non ho toccato prima, che volevo toccare con questa applicazione, l'utilizzo e praticamente l'avere un catalogo digitale ci consente di avere un data retrieve, quindi la ricerca del dato molto più istantanea. Sarà possibile definire dei filtri e quindi andare a configurare e filtrare i nostri prodotti, cercarli direttamente, entrare all'interno della scheda e magari richiedere direttamente il contatto per questo prodotto, quindi agevolare tutto il processo di comunicazione con il cliente. Stessa cosa con gli stessi dati, possiamo andare a costruire e a creare ad esempio dei calcolatori, quindi andare a operare sopra. E, in generale comunque no, le limitazioni del tipo di dato, qui abbiamo visto il settore dei termotecnica, qui abbiamo un altro tipo di settore, ne abbiamo toccati anche altri tipi, quindi il tipo di dato non è un problema e neanche la quantità. Perfetto, grazie mille Dorin. Io adesso passerei la parola di nuovo ad Achille Marta, che è il nostro direttore commerciale, per, come dire, fare un riassunto di quelli che sono veramente la portata del valore di home page e a chi porta valore home page. Prego, Achille. Sì, eccoci qua. Allora, è chiaro che home page porta valore a tutte quelle aziende che producono, distribuiscono e commercializzano prodotti che hanno bisogno di un grande numero di informazioni per essere proposti dai rivenditori ed essere compresi e scelti dai clienti. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho tanti prodotti o
tante caratteristiche per i miei prodotti che devono essere pubblicate e devono essere passate al mio distributore, al mio cliente, perché possa scegliere qual è quello più corretto e più adatto al suo bisogno, io ho bisogno che queste informazioni vengano organizzate, vengano mantenute, aggiornate e vengano rese disponibili facilmente, velocemente, come vi ha fatto vedere anche Dorin con le app, piuttosto che nella parte web, ma che quando vado a pubblicare nella parte publishing dei miei cataloghi cartacei, anche questo deve essere aggiornato e allineato a quelle che sono le ultime manutenzioni fatte all'interno del mio database. Homepage fa proprio questo, aiuta le aziende che hanno molte informazioni e molti prodotti ad allineare e a tenere aggiornate le informazioni per quando devono essere utilizzate. Perfetto, grazie mille Achille. Adesso vediamo quello che è il prossimo passo. Innanzitutto ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato al nostro webinar e quello che faremo adesso è mandarvi sicuramente la registrazione gratuita in modo tale che anche chi magari giustamente siamo tornati in ufficio, si è ricominciato a lavorare, non ha potuto seguire tutto il webinar, abbia comunque modo di vederlo dall'inizio alla fine, perché sono stati toccati temi veramente interessanti e molto pratici come è nel nostro DNA. E dopodiché vi manderò anche un'email in cui avrete la possibilità di fissare un appuntamento con Achille Mata, che avete conosciuto oggi, e che vi presenterà non solo i vantaggi per la vostra azienda, quindi andremo a capire quelle che sono effettivamente le vostre esigenze concrete e a darvi delle risposte e delle soluzioni altrettanto concrete e reali. E detto questo, io direi di fare il nostro saluto globale, quindi siamo qui con gran parte del team di Homepage. Magari la parola a Rubino Rui, che è il nostro presidente, per l'ultimo saluto di commiato. Grazie a tutti. Bene, grazie a tutti per essere rimasti collegati fino ad ora. Noi siamo a disposizione per affrontare temi molto molto specifici, come molto precisi, come ha suggerito l'Ilaria, e quindi non esitate a chiamare chiunque, anche dal punto di vista tecnico, per approfondire un po' il tema. Vi ringraziamo, vi auguriamo veramente di cogliere questo momento per switchare anche un pochettino la vostra azienda verso il digitale, che crediamo essere assolutamente un'opportunità da cogliere. In bocca al lupo a tutte le vostre aziende e conto di rivedervi rigenerati dopo questo momento magari di difficoltà. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie.